signori, giudice del Best in Show Juniores, Tamás Jackel. Thank you very much, Tamás. All'anno fulvo, all'anno nero. Doberman. Bovaro del Bernese. Terranova. Greyhound. Saluki. Cane da pastore, maremmano abruzzese. Cane da pastore scozzese a pelo lungo, Rough Collie. Cane da pastore belga Grönendal. Bovaro delle Fiandre. Dog de Bordeaux. Weimaraner a pelo corto. Cane da pastore della Brie. Pharaoh Hound. Cane corso. Azuak. Golden Retriever. Akita Inu. Alaskan Malamute. Samoyedo. Bearded Collie. Australian Shepherd. Labrador Retriever. American Akita. Rhodesian Ridgeback. Siberian Husky. Border Collie. American Staffordshire Terrier. Sharpei. Irish Terrier. Staffordshire Bull Terrier. Beagle. American Cocker.
Cocernano. West Corgi Pembroke. Chinese Crested Dog, cane nudo cinese dal ciuffo. Norfolk Terrier. Jack Russell Terrier. Cairn Terrier. Piccolo levriero italiano. Bassotto standard a pelo duro. Bassotto standard a nano a pelo corto. Bassotto nano a pelo duro. Bassotto canichen a pelo corto. Bassotto canichen a pelo lungo. Bulldog francese. Boston Terrier. Carlino Fulvo. Tibetan Spaniel. Maltese. Yorkshire Terrier. Spitznano. Chihuahua a pelo corto. Signori, un grande applauso per questa splendida lineup di cuccioloni all'Esposizione Internazionale di Canina di Milano 2016. Abbiamo razze note, razze rarissime, tutti splendidi soggetti per la loro età, tra i 6 e i 9 mesi. Ecco che abbiamo ritagliato un po' di spazio anche per i più piccini. Vi pregherei di notare come soprattutto nelle taglie più grandi è ancora visibile l'espressione proprio da cucciolo, l'andatura di noccolata. Il mantello nelle razze a pelo lungo non è ancora completamente formato. E tutti questi sono tratti che i nostri giudici, nei giudizi della classe juniores, tengono ben presenti, perché anche questi sono tipicità di razza. Un cucciolo che già in giovane età si presenta come un soggetto finito, probabilmente andrà incontro a una maturazione che lo allontanerà dallo standard di razza. È molto raro avere, viste le curve di crescita fisiologiche che caratterizzano ogni essere vivente, soggetti già completi all'età di 6 mesi. Preselezione per il bassotto nano a pelo corto, piccolo levriero italiano, Jack Russell Terrier, Cocker americano, pastore australiano, One More,
L'Alano Fulvo, e un grande applauso a tutti gli altri cuccioloni. Abbattiamoci le mani. Complimenti a tutti i proprietari, gli handler e gli allevatori di questi splendidi cuccioloni, che tra qualche mese, tra qualche anno saranno il vanto della nostra cinofilia italiana. Li ringraziamo per averceli presentati qui nell'ambito dell'Esposizione Internazionale Canina di Milano. Davanti al nostro giudice un cucciolo di Alano, una delle razze più grandi in assoluto, nome originario Deutsch Dogge, ovvero mastino tedesco, proprio perché la Germania è la patria di questa splendida razza di molossoidi. Lo standard della razza parla di un cane potente ed elegante, e le doti di potenza non devono mai sorpassare quelli di eleganza e viceversa nel soggetto ideale. Guardiano, prego cortesemente al pubblico di lasciar libera l'uscita dal ring, grazie. Deve sempre rimanere libero, per questioni di sicurezza. Dicevamo dell'Alano, quali sono le funzioni di questa razza? È una razza da guardia, una razza da compagnia, ideale anche per la vita in appartamento nonostante la mole. In passato veniva anche utilizzata per proteggere il cacciatore dalla selvaggina pericolosa che si poteva cacciare, quali per esempio i cinghiali e i grandi ungulati. Pastore australiano, questa è una razza australiana nel nome ma americana come origine, ha seguito le pecore merinos nel loro viaggio dalla Spagna al Galles, dal Galles all'Australia e dall'Australia agli Stati Uniti occidentali dove è stata fissata la razza. Cane da pastore, estremamente attento, buon cane da guardia, buon cane da difesa, può essere tranquillamente addestrato a vari compiti, il pastore australiano. Ed ora vi prego di fare mente locale sul film Lilli e il vagabondo. Questa posizione delle orecchie è fatta in modo che il giudice possa valutare l'incollatura, il collo e l'inserzione sul dorso e le spalle. Viene fatto nei cani con le orecchie pendenti che coprono il collo. Lilli apparteneva a questa razza. Pensate che quando è stato creato questo cartone animato da Walt Disney, il cocker americano era la razza più diffusa negli Stati Uniti. Cocker che deriva dal cocker inglese, dal quale rappresenta la versione più domestica, da compagnia. Se voi fate caso agli occhi più grandi rispetto a un cocker inglese, il muso più corto, proprio perché l'uomo ha voluto evidenziare i tratti neotenici, ovvero di cucciolo per tutta la vita del soggetto. Ed ora sul tavolo la quinta razza più rappresentata in Italia è il Jack Russell Terrier, 6.000 cuccioli iscritti ogni anno. È un piccolo terrier, nasce come cane da caccia in tana ma si sviluppa come ottimo compagno. L'abbiamo visto stamattina impiegato in varie attività, tra cui il disc dog, il flyball. Può essere utilizzato anche in obedience per le terapie assistite con gli animali. Lo vediamo nella varietà a pelo ruvido, che come tutti i cani a pelo ruvido richiede uno stripping, diciamo a scadenza almeno stagionale, ma di contro non perde pelo per casa. Jack Russell, razza australiana, affonda le sue radici nei cani che il parroco della parrocchia di Swinbridge nel Devonshire portava a caccia. Lo chiamavano Jack Russell, il reverendo John Russell, e dato il nome alla razza. Sul tavolo del nostro giudice il piccolo levriero italiano, è la più piccola delle razze levriere, una delle più antiche. È un prototipo di velocità e grazia. Pensate che in tedesco si viene definito Italienische Windspiel, ovvero gioco di vento italiano, proprio per queste sue linee estremamente aggraziate e le movenze armoniose e leggerissime. Ottimo cane da compagnia da millenni, il piccolo levriero italiano.
ed ora sul tavolo il bassotto nano a pelo corto, razza tedesca, come tedesche sono le altre 8 razze di bassotto. La taglia del nano è compresa tra i 30 e i 35 cm di circonferenza toracica. La varietà a pelo corto è molto reattiva, ottimo cane da compagnia ma anche ottimo guardiano. Sono piccoli cani con grande temperamento, tutti bassotti, un gioiello della cinofilia tedesca. Bassotto nano a pelo corto. Ringrazio il presidente del Amici del Bassotto Club perché mi ha fatto i complimenti per la definizione della razza bassotto quale gioiello della cinofilia tedesca. Tamas mi ha chiesto di rimanere qua in silenzio. Terzo posto per Jack Russell Terrier. Secondo posto per Piccolo Levriero Italiano. And the winner is Cocker americano. Grazie agli altri espositori. Ed ora, signore e signori, siamo pronti per rimanere in tema età comune. Denominatore comune questa volta sarà un'età compresa tra i 9, scusate, e i 18 mesi. Abbiamo a che fare infatti con i giovani.